Che cosa faremo oggi, bro? Non hai mai alternativo. Comunque, Cicin. Poi fateci sapere nei commenti se volete un altro animale alcolico. Allora stiamo andando a registrare il video di Ferragosto. Cioè siamo degli youtuber professionali, c'è il nostro capo animatore, c'è il nostro bro, c'è il nostro Fede, c'è Peppino. Peppino, ecco, allora non tutti ti conoscono, come ti presenti in due parole? Champagne allora! E poi abbiamo Esther. Registreremo un video pazzesco, emozionante, divertente, che avrà anche del porno al suo interno. Io sono l'unica donna qui in mezzo perché questa cosa sarà una gangbang. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo posto magnifico, con questo panorama magnifico, con una persona magnifica. In un giorno, dillo tu. Magnifico! Sì, perché è Ferragosto, buon Ferragosto a tutti. Oggi vi portiamo un video un po' più speciale, era tanto che il mio bro non compariva sul canale con me, ma oggi è tornato. Sì, onestamente l'importante è che mancavi a loro, perché se manchi soltanto a me è un problema. Ringraziamo anche colui che ci farà le domande, compari al volo, vieni qua, perché è il nostro capo animatore. Come sapete siamo in Puglia a fare gli animatori. Come stiamo andando? Bene, bene. Pensavo di gestirmi una merda, però possiamo anche partire. Anche meno, bro, capisco l'entusiasmo. Allora, il video è molto semplice, un non mai alcolico. L'abbiamo già portato e ve lo lascio qui sopra nelle schede. No, era un hai mai. È vero, e questo è proprio un non mai. Quindi in cosa consiste? Vedo sono attento più di me, questo è grave. In pratica su Instagram vi abbiamo chiesto delle cose che voi non avete mai fatto. Quindi il nostro bellissimo capo animatore ce le leggerà e se uno di noi due le ha fatte, cosa probabile, perché ho letto delle cose ambigue proprio. Francesco09-2003. Non ho mai pensato cose perverse verso la prof. Io mai. Io bro l'ho già ammesso, ok? L'ho già ammesso che ho pensato cose. Io mai, perché la mia scuola, l'ho già detto, sono tutte vecchie le prof. Io invece ho avuto la fortuna o la sfortuna in questo caso di avere professoresse discretamente giovani. E quindi cin cin. Nella testa un buco nero. Leonardo Bercon, non ho mai fatto. Ma non è una domanda in realtà, è un'affermità. Dicono cose che loro non hanno mai fatto. Non ho mai fatto la cacca in mare. Ma non è una domanda, non è una domanda, è un'affermità. Neanche io. Caterina Luca. Caterina o Luca? Non ho mai finito una serie. Ah, una serie TV intende. È come se dobbiamo bere tutte e due, perché io ne ho finite diverse. Tipo, allora, io, vabbè, la mia preferita l'ho finita tre volte, tipo, anche di più, Romanzo Criminale. Per quanto riguarda quelle su Netflix, Narcos, poi altro. Ragazzi, avete mai visto Sex Education? Ve la consiglio. Senza problemi. Stranger Things prima che uscisse la terza. Io ho mai visto, per esempio. La casa di carta prima che uscisse la terza. Io ho mai visto, per esempio. Fateci sapere qual è la vostra serie TV preferita. Ma intanto noi beviamo. Cin cin, bro. Ovviamente da licenza si mantiene. Io sto a 2, lui sta 1. Delirio universale. E andiamo avanti però, dai su. Abbiamo una serie di domande di Caterina Luca. Ah, sempre in trance, sempre, okay, sempre. Che comunque non ho mai limonato con una donna. No dai, questa non vale. Scusami. Però aspetta, in realtà cioè, vale. Perché se la interpreti come Caterina non vale, se la interpreti come Luca vale. Pensavo che facessi un ragionamento se conti dai 20 anni in su è una donna, se conti dai 20 anni in giù no. E io comunque sì. Quindi no, vabbè dai, ok, che facciamo? Vediamo, vediamo. Cin cin, siamo 3 a 2. Demax 45. Che salutiamo come ciao tutti. Demax 45. È un po' ambigua. Leggi. Ma lei non giudichi, lei le legga. Lei legga, non si vede. Non ho mai capito perché boh. A volte. Elisa Ghirghino. Ghirghino. Ghirghino con la Y. Ma non mi interessa con la Y. Ciao Elisa Ghirghino con la Y. Iniziale che finale. Scusa, saluta Elisa Ghirghino con la Y. Ciao Elisa Ghirghino. Chi è Elisa Ghirghino? Ah, ciao Elisa Ghirghino, pensavo lì, cioè Esther. Io guardavo la telecamera, mi sono dimenticato che stiamo registrando. Non sono più abituato, però sto qua da un mese. Non ho mai fumato. Anch'io. Tu sì. Mandala giù tutta, alla goccia, bravo, voilà! Fede! Sì! Ah no, è quello che ci fa la domanda. Ah no. Ok, perfetto. Non ho mai gridato cantè. L'abbiamo fatto tutti e due. Cantè, l'abbiamo fatto tutti e due. No, guardalo anche diverse volte, insomma, dai tempi di Roma.
Carlo Mascaro. Un saluto, Mascara. Carlino. Vittorio del Mascara. Non ho mai fatto sesso in mare. Mi sono ricordato che una volta mi hai raccontato questo aneddoto meraviglioso. Io non l'ho sperimentato, ma tu, caro mio, te lo riempio io il bicchiere. Mi stai perdendo momentaneamente, ricordiamo, si arriva a 10, prego, andiamo avanti. Lucrezia 3, non ho mai mangiato cetrioli. Mai fatto. L'altro mai giorno fatto. L'insalata con i cetrioli. Mai fatto. Mannaggia. Mi fanno schifo. No, a me non dispiace. No. Ah, Porcello. No. Valentina Aleotti. Sì. Non ho mai preso un aereo. Io sì. Tu pure? Non ho mai bestemmiato in classe. No, in classe. Classe mai. Classe. Classe mai. Proprio detto la cosa più anticlericale del mondo. In classe mai significa che l'abbiamo fatto. Non ho mai respirato. No, dai, non vale. Le domande così, no? Soprattutto in sei pari. È un momento del match in cui Kanté sta per entrare in campo. Non ho mai asciugato il tuo sudore addosso a qualcun altro, anche se quello non stava facendo attività fisica. Mi piace come si è fatto il film mentale. Aspetta, devo un attimo capire la dinamica. Che praticamente tu sei sudato, arrivi, magari fai così, oppure fai così. Ok. Vabbè, sì, l'ho fatto. Tu chi vuole fare? Dai, l'ha fatto tutti proprio. Cincin. Anche siamo... Esther l'ha fatto. Sì, no, pure su di me che è diverso. Non ha. Chi è che non ha? Lei. Scappato. Ma mai chi la fa questa cosa? Lei non legge più i nomi? Ah. Christian the Sette. Non ho mai scappato di casa. Ma non ho mai sarebbe scappati di casa di nascosto. Però come No, qui racconto. Allora, non beviamo, perché non siamo scappati di casa, ma raccontiamo al volo un aneddoto divertentissimo. Perfetto. Allora, praticamente la scena è questa. C'è il nostro caro amico che voi ben conoscete, Rudy Zlatan, che lavorava, lo fa ancora come receptionist, ma ai tempi, nel 2017, lavorava in un hotel a Roma, in centro, vicino Piazza del Popolo. E praticamente io scherzosamente nei giorni precedenti gli avevo detto: dai, che prima o poi ti veniamo a trovare, facciamo una nottata con te. Quella sera, era il 22 dicembre per l'appunto, volevamo fare questa cosa, però io abito a Roma nord inoltrata, in una zona anche in cui i mezzi sono un po' particolari, e all'epoca, anche oggi a dire il vero, non avevamo proprio la patente. Di conseguenza spostarci coi mezzi era complicato, ma noi abbiamo deciso di farlo con la scusa di dormire a casa di un nostro amico che abitava nel residence. E quindi siamo arrivati a Piazza del Popolo da Zlatan, in quel caso abbiamo raccontato una piccolissima bugia a fin di bene, ma non siamo scappati di casa. Max 1895, che salutiamo, okay, perché ci segue davvero da tantissimo perché tempo. È del 95. Non ho mai fatto un tuffo da uno scoglio. Lo sai, neanche io. Non dico cazzate, cioè, però. Mai fatto. Da uno scoglio, no. Non ti sei mai buttato da una scogliera? Apporto. Io mi sono buttato da una scogliera di 13 metri con mio padre. Ah, proprio insieme a. Che cosa meravigliosa. Quindi cincin 8-7, signori. Non ho mai fatto il classico. Godo! Perché non ho scelto uno scientifico? Like you. Il dopero 11. Nome particolare che però apprezziamo. Non ho mai fatto uno scherzo telefonico. Dai, ragazzi. Scuola Frank Matano. Dai, cioè, ragazzi. Chi è che non ha fatto 9 pari? Cirri 2001. Cirri 2001. Che cosa grande. Non ho mai tradito. Posso aprire il mio solito, la mia solita? No! Dai, apro la mia solita parente. No! Lo faccio in tutti i video. Lui è disperato perché anche nei video più stupidi, io, che sono una persona molto filosofica e profonda, amo comunque raccontare degli aneddoti simpatici. Mi limiterò a dire, come ho già fatto in passato, che tradire una persona secondo me è una delle cose più brutte che possano capitare. Ed è una delle cose personalmente che perdono meno. Se siete stati traditi, la soffrite molto di più. Poi può capitare che da fidanzati ci sia un'attrazione verso qualcun'altra, però già questo secondo me è eccessivo, perché se tu stai con una persona non te l'ha ordinato nessuno. Se tu stai con quella persona è perché ti fa provare determinate cose e c'è anche una certa attrazione. E quindi non hai bisogno di qualcun altro. Ragazzi, applauso. Applauso. Ayana Ali 9210. Sì. Non ho mai guardato una partita del Lazio a parte il derby. No, io del Lazio mai. Io non ho mai guardato una partita della Lazio. Bro!
bevi! Siamo arrivati alla fine del video e vi posso assicurare che io e Ale l'abbiamo sentito perché eravamo a stomaco vuoto, ma questo ha, credo, spero anche, reso più divertente il tutto. Le luci sono scese e ci hanno fatto capire che il video doveva finire. Ha vinto lui, ma avrò, spero, la mia rivincita. Soprattutto se volete voi, quindi fateci sapere nei commenti se volete ovviamente un altro video del genere. Detto questo, vi ricordo che la settimana prossima uscirà la carriera. Vi ricordo anche di seguirci su Instagram. Noi saremo qui in Puglia a fare gli animatori fino al 1° settembre, quindi siete ancora in tempo, 15 giorni per venirci a trovare. Altrimenti ci vedremo quando ci incontreremo a caso nel mondo. Un bacione, never give up, diciamo, e bella regà. E bella regà, ciao. Non me ne reggo in piedi.